Il Comune di Napoli celebra la giornata internazionale per Nelson Mandela, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare il grande leader sudafricano e la sua vita spesa a lottare contro l'apartheid. A San Domenico Maggiore la figura di Mandela è stata ricordata col contributo di Maria Cristina Ercolessi e Antonio Pezzano, docenti dell'Università Orientale. Perché si celebra adesso Nelson Mandela e perché rappresenta appunto la capacità e la volontà di lottare contro ogni forma di sfruttamento, di segregazione razziale e di governo della minoranza a sfruttamento della maggioranza. In questo è stato molto importante la figura di Mandela, riuscire a fare questo passaggio verso una liberazione politica del Sudafrica che non sfociasse, come era possibile, in una violenza politica destabilizzante del paese stesso. Questa è la grande capacità che ha avuto Mandela. Incarcerato per 27 anni, Mandela, premio Nobel per la pace nel 1993, è oggi un simbolo planetario della lotta alla discriminazione. Per questo, ha annotato l'assessora comunale al welfare Roberta Gaeta, va tenuto vivo il suo esempio, ribellandosi alle discriminazioni che perdurano nel nostro tempo. L'argomento su cui è più opportuno riflettere oggi è il discorso dei diritti acquisiti per nascita, perché giustamente si faceva una riflessione di questo tipo. Dice, ci sono alcuni diritti che spettano a ciascun uomo per il semplice fatto di essere tale, e sono i diritti alla terra, alla libertà e alla pace, che in quel periodo storico erano negati. Mi chiedo se non succeda la stessa cosa oggi in connessione ad una serie di problematiche, quali per esempio il mancato riconoscimento dello ius soli, oppure il fatto che in tutta Europa si siano eretti dei muri per fronteggiare le pressioni demografiche di persone che tutto sommato cercavano semplicemente una terra dove potersi rifare una vita. A conclusione del dibattito è stato proiettato il film Il colore della libertà sulla lunga prigionia di Mandela.